Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella tua volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, perché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché tu me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you.
dal volume 1 del libro di Cielo, capitoli 12 e 13. Dopo qualche tempo che cercai di esercitarmi in queste cose, un po' facendo e un po' cadendo, sebbene vedo chiaro che ancora mi manca questo spirito di rettitudine e ne sono sempre più confusa, pensando a tanta mia ingratitudine, mi parlò e mi fece capire la necessità dello spirito di mortificazione. Sebbene mi ricordo che in tutte queste cose che mi diceva, mi soggiungeva sempre che tutto doveva essere fatto per amore suo e che le virtù più belle, i sacrifici più grandi, si rendevano insipidi se non avevano principio dall'amore. La carità, mi diceva, è una virtù che dà vita e splendore a tutte le altre, in modo che senza di essa sono tutte morte. L'occhio mio non riceve nessuna attrattiva e sopra il mio cuore non hanno nessuna forza. Statti dunque attenta e fa che le tue opere, anche le minime, siano investite dalla carità, cioè in me, con me e per me. Dunque andiamo da capo della mortificazione. Voglio, mi diceva, che in tutte le cose tue, anche necessarie, che tutte le cose tue, anche necessarie, siano fatte per spirito di sacrificio. Vedi, le tue opere non possono essere riconosciute da me come mie se non hanno l'impronta della mortificazione. Come la moneta non è riconosciuta dai popoli se non contiene in se stessa l'immagine del loro re, anzi viene disprezzata e non curata, così è delle tue opere. Se non hanno l'innesto con la mia croce, non possono avere nessun valore. Vedi, adesso non si tratta di distruggere le creature, ma te stessa, di farti morire per vivere in me solamente della mia stessa vita. È vero che ti costerà di più di quello che hai fatto, ma fatti coraggio, non temere, non tu farai, ma io che opererò in te. Quindi ricevevo altri numi sull'annichilimento di me stessa e mi diceva: tu non sei altro che un'ombra che mentre vai per prenderla ti sfugge, tu sei niente. Mi sentivo tanto annientata che avrei voluto nascondermi nei più cupi abissi, ma mi vedevo impossibilitata a farlo. Provavo tale rossore che me ne restavo muta. Mentre stavo in questo disfacimento del mio nulla, egli mi diceva: fatti vicino a me, appoggiati al mio braccio. Io ti sosterrò con le mie mani e tu riceverai fortezze. Tu sei cieca, ma la mia luce ti servirà di guida. Vedi, mi metterò innanzi e tu non farai altro che guardarmi per imitarmi. Ecco, Gesù continua il suo cammino di formazione ascetica di Luisa, ovviamente lui è l'autore, insomma, della grazia e della santità, quindi si conosce bene evidentemente i principi più sublimi di questa importantissima branca della teologia, che è appunto l'ascetica, oggi veramente bistrattata, dimenticata e bypassata anche dagli uomini del nostro tempo, insomma, che la fanno un po' troppo facile, che rendono la sequela di Gesù veramente a volte quasi ridicola, ecco. Un Gesù senza croce, ecco, ha detto anche recentemente in un intervento il Papa. Un cristianesimo facile, d'accordo? Un cristianesimo che si riduce a una sorta di malintesa filantropia. Vedete, qui Gesù parla di carità, no? Proviamo a considerare, noi quando sentiamo il termine carità, qual è la nostra prima risonanza interiore? E se siamo sinceri con noi stessi, diremo che se sentiamo dire la carità, cominciamo a pensare alla carità sparrocchiale, cominciamo a pensare al servizio ai poveri, cominciamo a pensare, non lo so, agli ospedali da costruire in terra di missione,
hai 2 euro da dare a quel poveretto che viene a lavarci i vetri per strada o cose di questo genere. Ma la carità non è questo. Infatti Gesù dice: tutte quante le tue opere devono essere animate dalla carità, anzitutto, altrimenti davanti a me non valgono nulla. E poi lo spiega, che vuol dire? Cioè, devono essere fatte in me, con me e per me. Perché la carità non è l'elemosina al prossimo o il servizio ai poveri, non è la carità questa. La carità è quella virtù per cui si ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, al di sopra di ogni cosa, al di sopra di noi stessi, lo si considera come il sommo amato ed è quella virtù che ci spinge a fare tutto per lui, con lui e in lui. Allora, noi sappiamo benissimo, per esempio, no? Così comprendiamo anche il senso di questa scuola che Gesù fa, no? Nel vivere nella divina volontà, lo si legge anche nell'atto di fusione, no? Si dice: Gesù, facciamo tutto insieme. D'accordo? Cioè, l'anima ha l'attitudine abituale, quindi, cioè, è una seconda natura, capite? Cioè è una disposizione stabile a non fare più niente da se stessa. In effetti, vivendo in maniera attiva, presente, cosciente e consapevole, la realtà delle cose, perché noi non facciamo, non possiamo fare nulla da noi stessi, neanche un battito di cuore lo possiamo fare da noi stessi, perché il nostro cuore batte perché Dio lo mantiene nell'essere adesso, e anche se va in automatico, non sono io che do gli ordini al mio cuore di battere, ma il cuore batte da solo, non è la mia volontà che dà l'ordine al mio cuore di battere, ma è il circuito del corpo umano creato da Dio che è programmato in questo modo e che però fa quello che fa perché Dio glielo fa fare. Allora, questa attività del fare tutte le cose con Gesù non è un'attività automatica, non è un'attività che si deve dare per scontata, né è un'attività che, siccome ogni tanto chiamo Gesù a fare qualcosa con me, posso dire: ah, sto a posto. Nella divina volontà, che è appunto il vertice della santità, è la santità più sublime, è il top dei top, è la summa delle santità, è il portento dei portenti, è il prodigio dei prodigi, cioè questa attitudine, che la si acquisisce anzitutto con lo sforzo ascetico e con l'impegno, diventa situazione, ripeto, disposizione stabile e abituale dell'anima. Quindi che come dire, agevolmente, facilmente, naturalmente, praticamente si abitua a non vivere più la vita propria, d'accordo? E fa tutto con Gesù o, se preferisce, mi perdonerete sempre, con Maria. Vedete, no? Guardate le consonanze e le affinità che ci sono tra il dono della Divina Volontà e la Santa Schiavitù d'Amore, no? San Luigi si sgolava dicendo che non è importante, questa è la stessa identica cosa accade con la Divina Volontà, non è fondamentale, cioè, per carità, è importante fare la consacrazione Totus Tuus, mettersi la catenella al dito, recitare la coroncina delle 12 stelle, fare il Magnificat e celebrare in maniera, come dire, solenne la festa dell'Incarnazione o l'Annunciazione, come preferite, che è la festa dei consacrati Totus Tuus, e fare la comunione con Maria, per carità. Allora, sono tutte tante cose, ma sono cose esteriori, d'accordo? San Luigi ammoniva già da allora, cioè, guardate che la cosa fondamentale di questa devozione è imparare a fare tutte le cose, guarda, le stesse identici termici, in Maria, con Maria, per Maria, e aggiungeva per mezzo di Maria, rispetto a quello che abbiamo ascoltato. E queste sono tutte quante operazioni interiori. Quando per esempio parlava del fare tutte le cose per mezzo di Maria, San Luigi evidenziava che attraverso questo esercizio interiore ci si unisce alle intenzioni della Madonna, intenzioni che a differenza delle nostre erano perfette, ed è proprio a questo proposito che lui fa il famoso esempio, d'accordo, che è un esempio assolutamente consono e calzante con la Divina Volontà,
del punto d'ago dato dalla Madonna, che per la purezza delle sue intenzioni, perché lui non lo sapeva, ma erano completamente fuse con la divina volontà, cioè lui non lo sapeva, come dire, in questa esplicitazione, ma lo aveva ampiamente intuito, cioè erano talmente pure che il valore che aveva una minima azione semi-indifferente della Madonna come un punto d'ago, insomma, che è un atto consapevole certamente, ma capite, non è certamente un atto come fare la disciplina, insomma, oppure dire un rosario. La Madonna non diceva un rosario, però sto dicendo queste cose tanto per far comprendere alcuni atti, diciamo, molto molto forti da un punto di vista ascetico, no? Però un gesto di quel genere aveva, dice, più valore delle sofferenze sofferte da San Lorenzo sulla graticola, insomma, che morire martirizzati sulla graticola è una cosa immensa. E perché? Perché la Divina Maria era fusa con la Divina Volontà e la Divina Maria faceva tutte le cose in Gesù, per Gesù e con Gesù, senza nessun dubbio, esattamente come Gesù qui vuole, perché questo significa essere fusi con la Divina Volontà. Allora, capiamo, no? Questa è una scuola. Allora Gesù gli dice: guarda che i sacrifici più grandi e le virtù più belle, se non sono mosse dalla carità, cosa vuol dire? Ogni cosa deve essere fatta sotto gli occhi di Gesù e solo per piacere a Lui, solo per Lui, poi deve essere fatta con Lui, non devo farla da solo, quindi andando ad attingere da me le risorse, gli sforzi, eccetera, eccetera. Vieni Gesù, facciamo tutto insieme. Vieni Divina Maria, facciamo questa cosa insieme, abbelliscila con i tuoi meriti, io non voglio fare niente da solo perché da me sono nulla. Ma questa è un'attitudine che piano piano si impara, d'accordo? Si deve imparare, si deve esercitare, non viene automaticamente nel nostro cuore. Certo, la vita di grazia, la vita di preghiera, la vita sacramentale, anche l'invocazione, anche gli atti attuali di unione con la Divina Volontà, che per chi già li conosce si possono comunque fare, facendo attenzione a non fare mai l'errore, insomma, di chiamare la Divina Volontà ad unirsi ad un peccato, un'imperfezione, che sarebbe una blasfemia, no? Ecco, quindi sono tutte quante cose che facilitano questo, lo agevolano, lo chiamano nel nostro cuore, tutto quello che vogliamo, però questo non si fa senza il nostro impegno ascetico. Quindi senza la carità nulla va, cioè addirittura, cioè, questo Gesù lo spiega, no? Per esempio nel Vangelo, facendo degli esempi sulle classiche tre opere penitenziali della Chiesa, no? Prima ne ho citate due, la disciplina, insomma, che è una forma di mortificazione corporale analoga al digiuno, e il rosario, no? Che è una preghiera. Quando Gesù parla del rosario, della preghiera e dell'elemosina nel Vangelo di San Matteo, al capitolo 6, dice di fare queste cose in segreto per essere visti da Dio solo, perché se le faccio per essere notato dagli uomini, e questo è un atteggiamento interiore, capite? Cioè Dio lo vede. Se io quando faccio un'elemosina ho l'intenzione di mostrarmi bello, di guarda qua, speriamo che se ne accorgano, così dico ammazza questo che bella elemosina che ha fatto, non vale niente quella cosa agli occhi di Dio, ma proprio niente, hai buttato i soldi, non ti vale niente. E così una preghiera fatta per ostentazione o per spirito di vanagloria o per atteggiarsi da santi, che è una disposizione interiore, ma davanti a Dio non vale niente, non vale. Avete visto quelle persone che purtroppo, cioè, si vede, no? Che apparentemente caricano i gesti nella loro preghiera, specialmente in pubblico, sono appariscenti, non valgono niente quelle preghiere. Non parliamo poi delle persone che fanno mezze qualche opera di mortificazione, o ne parlano, diciamo, volontariamente oppure intelligentemente, pur senza parlarne, astutamente sarebbe meglio dire, fanno in modo che qualche persona comunque intuisca, ci arrivi, insomma, pensi che faccia chissà quali grandi opere di mortificazione. Quelle cose davanti a Dio non valgono assolutamente niente, zero, lo dice Gesù, lo dice. Ecco,
Questo è il primo aspetto della meditazione di oggi, il capitolo 12, no? E la carità. Poi nel capitolo 13 c'è un'altra cosa molto importante, che è lo spirito di mortificazione. Quindi l'impronta della croce, il segno della croce in tutte le cose che noi facciamo, anche minime, dice Gesù, e anche necessarie. Quindi non soltanto, qui non parla della mortificazione volontaria. Attenzione, mortificazione volontaria, attenzione, che è certamente volontà di Dio, eh. Io a volte ho sentito, mi è parso di sentire alcune cose che a mio avviso sono delle aberrazioni, un po' come il pensiero di chi dice: ah, ma siccome la comunione con la divina volontà è la forma più alta di unione con Dio, non facciamo più la comunione sacramentale. Non ho già parlato in qualche altra motivazione, no? Siccome nel regno della divina volontà sparisce il peccato, non facciamo più la confessione. Assolutamente, cioè. Allora, siccome nel regno della divina volontà c'è un'altra aberrazione, no? Per quanto mi riguarda, e la ritengo, siccome nel regno della divina volontà abbiamo sentito un punto d'ago dato dalla Madonna vale più della graticola di San Lorenzo, allora non servono le mortificazioni. Quindi i digiuni, le mortificazioni, i gesti ascetici che hanno fatto i santi non si devono fare più, appartengono al passato, adesso non si fanno più. Io, ripeto, non sono un grande esperto, cerco sempre di mantenermi piccolo, insomma, dinanzi a un mondo così grande come quello che si staglia con il divin volere, no? Ma io ritengo che una cosa di questo genere sia un'aberrazione assoluta, cioè, come se la Madonna, che è stata l'imperatrice del regno della divina volontà, non ha fatto le penitenze in questa vita. Ma stiamo scherzando, stiamo? La Madonna ne ha fatte infinite di penitenze, non lo sa nessuno, non lo sa, ma ne ha fatte infinite. A San Giovanni Ed fu fatta una rivelazione, questo lo si trova, insomma, circa il cilizio che ha cominciato a portare la Divina Maria fin da quando aveva 3 anni, si trova nel libro Il cuore ammirabile della Madre di Dio, edito da Casa Mariana, che raccoglie tutti quanti gli scritti di San Giovanni Ed, che è un santo devotissimo della Madonna, uno di quelli che è attestato che abbia ricevuto il dono mistico straordinario della Lactatio Mariae, e racconta questa cosa, altri ne raccontano altre. Ma stiamo forse a pensare che la Divina Maria, che è stata la corredentrice, colei che è stata la socia di Gesù nella redenzione, non abbia fatto penitenza? Cioè, la Divina Maria non faceva i digiuni, per esempio, dormiva sempre nel suo comodo lettino? Io non ci credo, non ci crederò mai. Ecco, quindi non solo che a mio avviso non si devono lasciare queste cose, perché certamente si entra nel regno del divin volere, quindi è vero che anche un battito cardiaco unito alla divina volontà ha un valore infinito, ma è evidente che un digiuno unito alla divina volontà ha una forza riparatrice immensa, e con tutti i peccati che si fanno nel mondo, specialmente i peccati impuri che si riparano, come la tradizione ascetica ci insegna, i peccati impuri, i peccati di carne, i peccati che coinvolgono i sensi, si riparano con le opere di mortificazione corporale. E quanto più oggi che tutte queste cose sono abbastanza in crisi, come accennavo, disprezzati da alcune, ritenuti già da alcuni, ecco, obsolete, d'accordo, perché hanno, ritengono, insomma, che c'è chi fa una panacea, diciamo così, disordinata della divina volontà, e sappiamo chi fa una panacea disordinata e astrusa del Concilio Vaticano II, oppure della modernità della Chiesa che avrebbe voltato pagina. Sono tutte quante aberrazioni queste qui, a mio avviso. Cioè, il Concilio Vaticano II è un sacrosantissimo concilio, ma è il numero 21, d'accordo? Che non spazza via 1960 anni, 1930 anni di storia della Chiesa, archiviandola e mettendola nel dimenticatoio. Così, come ho sempre accennato, il dono della divina volontà, che è chiaro che supera, altrimenti non sarebbe niente di nuovo, la santità tra virgolette tradizionale, ma la supera non spazzandola via, ma comprendendola in sé e portandoci ancora al di sopra. A mio avviso questo è un passaggio fondamentalissimo da avere chiaro. Cioè, non si tratta di un'altra cosa, cioè nella Chiesa non c'è mai stata un'altra cosa. Cioè, anche quando Gesù spiega
che con la divina volontà si porterà a perfetto compimento l'opera della redenzione, vuol dire che non è che tutti coloro che sono vissuti prima di Luisa hanno fatto robetta e adesso arriva assolutamente. È chiaro che il dono è un dono immenso, un dono inestimabile, ma ripeto, è un dono che si situa nella scia e perfeziona quello che c'è stato. Quindi la croce e la mortificazione entrano a pieno titolo nel regno della divina volontà. Non è che stanno fuori. E Gesù dice, questa è la seconda forma di morte, no? Perché la prima forma, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è il distacco dalle creature. Quindi è imparare a non vedere in nessuna creatura nulla se non Gesù in opera. E questo è una grande, quindi per esempio un profondissimo distacco dalla creatura e un profondissimo attacco al creatore. Unica eccezione creaturale, l'ho già detto e lo sappiamo qual è la Divina Maria e stop. Non ci sono altre eccezioni. Seconda cosa è rinnegare se stessi attraverso la croce. E dice attenzione che questo ti costerà ancora più di quello che hai fatto, dice Gesù. Quindi lo stare in atto continuamente a fare in modo che tutte quante le nostre azioni siano segnate dal sigillo della croce. Non si tratta di distruggere le creature, dice Gesù, ma te stessa, di farti morire, la mortificazione. Mortificazione vuol dire fare morte, per vivere in me solamente e della mia stessa vita. Quindi vediamo come tutta l'ascetica classica e il fior fiore dell'ascetica classica è presente, come non poteva altrimenti essere, nel cammino di formazione, nella predisposizione delle disposizioni interiori dell'anima per vivere nella divina volontà. Cioè, quale divina volontà può vivere un'anima che non è capace a compiere un gesto di penitenza o di mortificazione gratuito, fatto, mosso puramente dall'amore, quando la vita di Gesù e di Maria Santissima, che sono stati l'imperatore e l'imperatrice del regno della divina volontà unici prima di Luisa, è stata tutta una croce? Com'è possibile? Non è possibile. È falsa una devozione o una spiritualità che porti lontano dalla croce. E quindi è falsa una lettura o un'interpretazione di qualunque tipo di spiritualità, compresa la sublime, chiamarla spiritualità tra l'altro è molto molto riduttivo, la sublime vita, ecco, di unione con la divina volontà che Gesù ha rivelato a Luisa, che essendo la quintessenza del Vangelo e della vita di comunione con Gesù, evidentemente non può non essere segnata da quello che è stato il cammino terreno di Gesù. Non per niente, concludo, insieme al Trattato della Vera Devozione, l'altro capolavoro di San Luigi Maria Monforte che ho spesso raccomandato e che poco conosciuto, la Lettera agli Amici della Croce, che è un invito forte a uniformarsi e conformarsi a Cristo crocifisso, ed è anche un monito, usa parole molto forti Gesù e San Luigi, a stare alla larga da chiunque minimizzi o disprezzi il senso della croce e della mortificazione cristiana. Leggete la Lettera degli Amici della Croce, vedete con quale linguaggio forte ed esplicito, come è la sua consuetudine, San Luigi bolla e bandisce, ecco, come pestiferi portatori chiunque cerchi di minimizzare, sminuire o vanificare o addirittura rendere obsoleto o arcaico il senso della croce e della mortificazione cristiana. Thank you.
O Divina Maria, tu sei come sempre l'immagine viva e sublime di ciò che è l'oggetto di questa meditazione. La vera carità, cioè l'amore folle, ininterrotto ed estremo a Gesù, nel tuo atto di fusione ininterrotta con la Divina Volontà, non ti ha mai fatto fare nulla che non fosse solo per Lui, con Lui e in Lui. E sappiamo, nonostante la tua riservatezza, la tua volontà che fosse steso il silenzio sui misteri della tua vita, che tu volevi che fosse conosciuta da Dio solo per la tua immensa umiltà, e in parte sei stata accontentata. Ecco, ma il Signore non poteva, ecco, non far trasparire, come dire, stradivare nulla, ecco, della tua eccellente vita e del tuo spirito di mortificazione, perché noi restassimo edificati, perché nessuno andasse a pensare, ecco, che la Divina Maria, che è la regina degli angeli e dei santi, non avesse eccelso anche la virtù tanto cara al cuore di Gesù e tanto necessaria per togliere tutta quanta la montagna di sterco e di fango che c'è nel mondo, che è la mortificazione, l'unione con Gesù crocifisso, ricordando che la croce è l'unico sistema che il Signore ci ha insegnato per distruggere il male, per opporre, ecco, alla marea montante, ecco, di ovvero nauseabondo letame che continuamente viene partorito dalla volontà umana e della razza umana, un argine, un muro, ecco, una sorta di macchina centrifuga che lo distrugge e lo annienta, ecco, appunto macchina centrifuga che annunchia e distrugge e annienta, ecco, dà proprio la bella idea del dolore della croce che è necessario per annientare il male in noi e nella Chiesa e nel mondo. Dappertutto si annida e si trova. Fissa nel nostro cuore queste chiare e distinte idee che sono la base della vita ascetica e sono anche la base di una vita vissuta nella Divina Volontà. Nella Divina Volontà vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.